Salve amici, bentornati sul canale Microorologiaio. Oggi seconda domenica del mese, siamo al 13 dicembre, Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia, oppure il giorno più corto che ci sia, no, sì. E ci troviamo a Casale Monferrato, stiamo andando al mercatino dell'antiquariato. Finalmente siamo passati in zona gialla, andiamo a vedere che cosa c'è. Notate la splendida giornata, la nebbia agli irticolli. Qui nel Monferrato, questo è il famoso castello di Casale Monferrato. Speriamo di riuscire a vedere anche qualcosa sui banchi, perché con questa nebbia c'è anche la Teresa. Ciao! Mascherina! Mascherina! Ciao Andrea, come Ciao. Va? Finalmente Bene. Ci si rivede al mercatino. Finalmente siamo riusciti a evadere un po' da Mamma sta Lombardia. Mia. Ci mancava, diciamo la verità. Siamo in Tour de Force, oggi c'è anche Chiavari, non so se ti allunghi fin là. E a Chiavari è già più bello perché lì si fa la doppia... Però hanno cannellato tutti gli hobbisti, adesso stanno facendo licenze. Ah, perfetto. Politiche aziendali. E va bene, dai. Cosa abbiamo di bello qua oggi? C'è un... Cos'è Jazz Master 38. 38 mm, la Teach-In, che era sottomarca della Rado, Diastar, quelle, sai, casse in tungsteno automatico con bracciale NSA, però deve piacere, con un pezzo un po' particolare. Sì, sono quei design un po' estremi, diciamo così. Centino, però guarda che bel vetro, guarda che roba, automatico, dove lo becchi? Particolare. Così. E Teach-In era la sottomarca, la facevano in Svizzera ticinese? Insomma. Questo cos'è? Un Citizen 8110? Sì, con i due contatori. Poi ho anche quello col contatore solo, costa un po' meno. Seiko Chrome hai qualcosa? No, Seiko, stiamo cercando come... Disperatamente. Poi qui vedo anche uno squale. Lo squalo, caspita, l'ho pagato, pare, l'ho preso a Torino al Balloon, ma l'ho pagato tanto. Del tipo? Ho pagato 4,70 con le scuole. Ah cavolo, abbastanza insomma. Sì. Era bello dai con la ghiera in acciaio. Un po' tanto infatti lì in venduto, però. Questo invece che cos'è? Diceva Le Mans, acciaio. Cassa cuscino, ghiera in alluminio, anni 70 anche lui. Siamo sui 2,30. Bello. Questo è molto bello, sì, questo è un diapason, non ha il suo bracciale. Questo è un bel tartarugone. Gian, quanto costa l'anfibio lì? L'anfibio lì è arrivato 2,50. È sì, particolare 40, sì. 42 sarà. È un bella cassa cuscina un po' più spigolosa del solito, un po' più quadrante ristampato, carino, cassa bello. 150 strappagarlo, strappagarlo 150. Ma è stampato davvero? Tissò invece? Il tissò tissò sì, è automatico, gira, fa la sua figura, braccialato, bello, la cassa è ancora bella, non è... Sai che hanno una cassa in fibra glass? Sì, sì, questa è la... E i quadranti azzurri anni 70 di solito virano, questo qua è tenuto abbastanza bene, spazzolato. Quanto chiedi di questo? Siamo sui 2,20. Prezzo giusto, mi sembra, che senza esagerare è un prezzo. Va bene. Un automatico, tranquillo. Grazie, poi... amico mio. Ciao Andrea. Ciao raga. Ciao. Alla prossima. Ci vediamo dopo. Forse domenica prossima anticipano, se lo fanno, anticipano il naviglio. Ah, non c'è Casale Monferrato? Ci sarà anche Casale. Scusa, Borgodare. Ah, Borgo? Non lo so. Mi sa di sì, eh. No. Quanto chiedi questo? C'è 50. 150. Fammi vedere. Lì dietro. Oh. Un piede, perché ho sbagliato. Questo blu da qua è da sistemare.
2,50. Ciao Gianluca, 70. Cesare, sta a posto, allora, tu? Siamo qua finalmente. Esatto. Finalmente siamo tornati a fare i mercati. Arrivo. Com'è andato questo periodo di lockdown? Ma io ho venduto abbastanza anche su internet, su Instagram, quindi va abbastanza bene. Orologi purtroppo non abbiamo trovati chissà quanti, però speriamo più in questa settimana. Di particolare ho questo omeghino con cassa originale lavorata. Particolare. Carino, sì. Un Eloga. Uno Zodiac, bello sto Zodiac, un movimento di Nebel, non so se può andare bene. E intanto ti lascio un secondo. Vai a lavorare. E Fede intanto di là. Frese a modulo, chissà se ne hanno di frese a modulo. Queste sono frese ma non sono moduli. Questa qui è una scatola porta bicchieri, bottiglie. Ah, che spettacolo. Questa qui è. Comint. Giro al mercatino terminato, adesso andiamo a casa a vedere che cosa abbiamo cacciato. Nel frattempo ci fermiamo alla trattoria, andiamo a mangiarci uno spaghettino allo scoglio o qualcosa. Sono già nel Borgo Manerese, infatti qui notate cielo sereno, qui siamo un po' più in alto e la nebbia non c'è, meno male. Eccoci tornati in laboratorio, adesso vediamo che cosa abbiamo cacciato quest'oggi in quel di Casale Monferrato. Giro la telecamera e vi faccio vedere, sono qui sul banco. Ecco qua, signore e signori, una rapida panoramica di quello che abbiamo cacciato quest'oggi in quel di Casale Monferrato. Cominciamo subito. Quali sono i primi orologi che ho acquistato al Casale Monferrato? Aspetta un po', vediamo un po' se mi ricordo. Era 1, 2 e 3. Questi primi tre pezzi qua. Questi li spostiamo e li vediamo dopo. Per cui, Orient King. Orient King anni 70, ore del mondo. Vagamente funzionante. Unico problema, la corona, che non è la sua. Ne metteremo una di misura adeguata. Comunque l'orologio è funzionante, lo sto controllando, il datario scatta, tutto quanto bene, sono contento. Pagato, se non ricordo male, 70 euro. Bellissimo Omega 26.5, dovrebbe essere un sob se non ricordo male. L'ho aperto, anche lui vagamente funzionante, quadrante leggermente segnato, misura direi che siamo intorno ai 33-34 mm, erano un po' piccolini. Corona logata. E questo l'ho pagato un pochino, perché l'ho pagato 250 euro. Anche quello sarà da revisionare. Poi un bellissimo Sicura. Carica manuale. Col reotto interno che gira. Ancora funzionante. Di solito si trovano incriccati, mai funzionanti, invece questo. Ecco, una cosa che non ho controllato è se scatta il datario, vediamo un po', controlliamolo insieme. Allora, adesso non è scattato, andiamo avanti ancora di 24 ore, vediamo se siamo fortunati. Sì, dai, sta scattando. Sì,
Dai. Siamo fortunati. Questo però ho pagato abbastanza. 250 euro. Orologio che metterò in vendita, per cui se siete interessati contattatevi. Questo bellissimo orologio asinello, mancante di tige e corona, non funzionante, però ho già visto, c'è l'ancorino rotto, poi c'è, manca appunto albero e corona, il resto sembrerebbe messo abbastanza bene. Quadrante in carta alla testina, che quando l'orologio va si muove. Di questi orologi qui li facevano anche col pistolero, con la pistolina che si muoveva. C'era Calamity Jane e Tess Wheeler, mi sembra. E invece questo qui è la versione con l'asinello. Un orologino carino, pagato veramente poco, 10 euro, signori. Lanco UFO, quadrante Nido Dape. Non funzionante perché è molto sporco, però il quadrante è messo molto bene, anche la cassa in discrete condizioni, un po' consumato qui sotto, però normale, ci sta. E questo l'ho pagato una cinquantina di euro. Questo qui è un movimento di un orologio da tasca, un Levrette. Mi piace perché ha l'albero di carica ore 3 e secondo me si presta uno di quei assemblaggi mariage che mi piace tanto fare. Ne ho già un paio da assemblare, vediamo se questo lo metto insieme. Poi guardate che spettacolo di movimento, ponti separati, collo di cigno sul bilanciere, bellissimo movimento. Anche questo spero di riuscire ad assemblarlo, a fare un orologino da portare al polso. Bellissimo Vetta con cassa, ma sembrerebbe con cassa cromata. Bellissimo Vetta con cassa cromata, carica manuale. Anche lui vagamente funzionante, sapete che sono orologi che si comprano al mercatino, poi comunque c'è sempre da dargli un occhio, controllare come vanno, se tengono il tempo, una cosa e un'altra. E questo qui l'ho pagato, boh, chi si ricorda, mi sembra intorno ai 50 euro. Vediamo perché non mette a fuoco. Longines, calibro 30L, quadrante leggermente segnato, leggermente, quadrante diciamo vissuto, dai, quadrante vissuto, corona logata, ecco, sono riuscito a metterla a fuoco, corona logata, cassa originale, cinturino in pelle, 270 euro. Anche questo qui è un orologio che è da rivedere un attimino, mettere a posto. Bellissimo Tissot, carica manuale, quadrante degradé grigio, maglia Milano, cinturino integrato, maglia Milano, corona originale. Anche questo qui è un orologio da rivedere perché salta via il vetro, però grazie a Dio completo nel suo anello interno, e lo metteremo a posto e lo metteremo in vendita. Peccato che c'è qualche segno qui a ore 3, vabbè, pazienza. Bellissimo orologio. E poi ho trovato una coppia di Sector 6,50, un Valjoux 77,50, questi sono nuovi, fondi di magazzino, perfettamente funzionanti.
questi li ho pagati circa 400 euro. Sono uno e il gemello, però con quadrante bianco. Fondi di magazzino, bellissimi. Quando la Sector faceva dei signori orologi. Questo, signori e signori, è la caccia di quest'oggi al mercatino. I prezzi ve li ho detti. Se avete voglia, fate voi il conto, perché io sto male solo a pensarci. Bene amici, il video è terminato. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Speriamo che il lockdown non arrivi più, speriamo di continuare ad andare in giro a fare le cacce, così che sono i vostri video preferiti, così da portare sempre nuovi contenuti e punto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.